Salve amici, 9 settembre 2022. Ricapitolando 5. Allora, riparto da alcuni concetti, li ripercorro e aggiungo qualche elemento, perché la truffa dell'ingegneria del debito è molto sofisticata, tanto è vero che non viene capita anche da menti eccelse, anche da menti molto strutturate. I due modelli monetari, diciamo a grandi linee, poi entrambi due modelli diversamente articolati, perché poi è chiaro che nel tempo l'emissione monetaria si è in qualche maniera sofisticata, si è in qualche maniera evoluta, ma ciò che c'è a monte rimane. Il problema che c'è a monte, cioè chi dà valore al denaro all'atto dell'emissione, non dopo, all'atto dell'emissione, chi dà il valore al denaro, è un problema giuridico. È anche un problema sociale e filosofico che rimane e permane. Ripeto, ci sono due problemi: uno di carattere filosofico, cioè cos'è il valore e com'è che questo valore viene attribuito a un pezzetto di carta o a dei bit nel computer, e il problema giuridico, nel momento che noi accettiamo, attenzione alla parola accettare, che questo pezzetto di carta assume un valore, rappresenta un valore, di chi è la proprietà della moneta nel momento che lo è stato stampato? Perché come diceva Auriti, se io stampo e presto, nel momento che io presto, prestare è un atto giuridico, io posso prestare solo ciò che qualcosa è mia. Non posso prestare qualcosa che è di qualcun altro. Quindi, se qualcuno stampa senza nessuna garanzia e presta, se un privato stampa e presta, si assume la proprietà di quella moneta. Ma il valore a quella moneta, visto che dietro il banchiere non c'è nulla se non solo un'architettura burocratica e tecnocratica e bancocratica, ma non c'è denaro, non c'è nulla, non c'è copertura d'oro. La copertura d'oro è saltata nel 1971, anzi è saltata molto tempo prima. Diciamo che il 1900, agosto del 1971, Nixon lo dichiarò ufficialmente che non c'era più il Golden Standard. Il Golden Standard significa appunto copertura d'oro a garanzia del pezzo di carta, del dollaro, insomma, ma vale per tutte le monete. Quindi non c'è più nessuna copertura. La moneta fiat man, lei ha valore, il sol perché qualcuno ci dice che ha valore. Ma allora c'è una questione di giustizia sociale. Perché un privato sì, per quanto organizzato sia, per quanto storicamente sia strutturato, ha il diritto di stampare moneta, assumersela di proprietà e dire che ha valore, e non lo può fare un altro privato? Ancor peggio, perché lo può fare un privato e non può fare lo Stato? Come dicevo in ricapitolando 3, credo, lo Stato sì che può emettere denaro fiat, perché c'ha a garanzia tutto il popolo, c'ha a garanzia il territorio, c'ha a garanzia beni reali. Il banchiere che garanzie ha? Sì, può avere qualche palazzo bancario, ma poi nulla di nulla. Tant'è vero che truffa delle truffe delle truffe si sono inventati il bail-in. Cioè, cosa significa? Che tu metti i soldi in banca, la banca fallisce, e se la banca fa operazioni tra virgolette ad alto rischio, e tu rimetti nuovamente, tu cliente della banca, rimetti nuovamente i soldi per salvare la banca. Cioè, capite a che follia si è arrivato pur di sostenere il modello moneta debito. Quindi diciamo i due modelli: moneta debito, quella
battuta senza nessuna copertura dal privato e se ne assume la proprietà e gli dà un valore che è fittizio, non esiste questo valore, però te lo dà e tu credi che abbia valore. Sei tu che nel momento che vieni pagato dopo un'ora di lavoro trasferisci il valore del tuo forza lavoro, del manufatto che hai venduto, del pomodoro che hai prodotto, del servizio che hai fatto. Sei tu che hai ceduto il tuo valore vero della tua prestazione, del tuo lavoro, del tuo prodotto e trasferisci quel valore dentro un pezzettino di carta. Per questo ho fatto l'immagine della scatola. Cioè, la banconota bisogna immaginarsela come una scatola vuota. Tu credi sia piena, ma è vuota. Il banchiere te la presta vuota. Sei tu che inserisci il valore in quella scatola. Chiaro? E tu la prendi, ma questa scatola la devi restituire. E qui c'è la fase che si chiama fase di inveramento. Perché si chiama fase di inveramento? Proprio perché questa banconota stampata o questi bit nel computer vengono emessi, ma devono essere inverati, cioè bisogna riempirli di valore. E qui è la truffa filosofica, oltre a quella giuridica. Quella giuridica, ribadisco, è che tu ti appropri, perché nel momento che stampi e presti ti stai appropriando. Ma c'è il problema del valore. Tu dici che questo pezzo di carta ha già un valore, io invece ti dico che il valore non c'è, perché sono io che nel momento che te l'ho ceduto tu mi stai dando un pezzo di carta che dovrebbe rappresentare il lavoro che io ti ho dato. Problema che quel pezzo di carta deve ritornare alla banca, perché me l'hai prestato quest'anno, ma io dopo un anno te lo devo restituire con gli interessi. Quindi la scatola me l'hai data vuota, io ci ho messo dentro il mio valore che ti ho ceduto con la mia prestazione lavorativa e in cambio rappresentativamente mi hai dato questa scatola, ho inverato il denaro, gli ho dato valore, ma io gliel'ho dato, non il banchiere. Ecco perché Auriti diceva moneta proprietà del portatore, e anche per un'altra ragione che sto per spiegare. Questa moneta che tutti dici io ce l'ho in tasca è mia e non debbo niente a nessuno, sbagliato. Questa moneta deve ritornare al banchiere e finché circola matura interessi che bisogna riconoscere al banchiere. Questi interessi non è che li copri con moneta sovrana, devi coprirli con nuovo debito, ed è il motivo per cui dall'81 in poi in Italia il debito è sempre cresciuto. Poi ovviamente c'è la barzelletta, i politici hanno speso, hanno fatto economie inflattive, e ovviamente il banchiere ha tutto l'interesse a sponsorizzare questo mantra che il politico non sa fare politiche economiche, che spende i soldi, li sperpera, e quindi è lui il colpevole dei fenomeni inflattivi, è lui il colpevole del debito pubblico. La colpa del debito pubblico ovviamente c'è anche questo, ma è marginale. Il vero motivo è che io per coprire il primo prestito ne devo fare un secondo, per coprire il primo e il secondo ne devo fare un terzo, per coprire il primo, il secondo e il terzo ne devo fare un quarto, per coprire il primo, secondo, il terzo e il quarto devo fare un quinto prestito, e il debito può solo che crescere. Non esiste che debito con la moneta all'interno dell'ingegneria del debito, il debito pubblico può solo che salire. Non esiste film che si possa chiudere un debito, ma questo è il meccanismo scientifico affinché tu rimani cliente a vita del banchiere privato. Cosa diversa è se la moneta è sovrana. Se la moneta è sovrana, se c'è sovranità monetaria, l'interesse non viene coperto con altro debito, ma viene stampato fiat senza ulteriore debito. Infatti perché sotto la Repubblica Sociale Gian Domenico Pellegrini andò inattivo, cioè estinse il debito e addirittura rimasero soldi in cassa? Perché c'era moneta sovrana. Ma questo non si può dire, perché la terza via non si può dire, perché assolutamente no,
è contro ogni cosa. Quindi due modelli monetari. Il risparmio, che uno pensa, ah, mi metto i soldini e quei soldini sono miei e non me li tocca nessuno. Non è vero, perché quei soldi che tu tieni fermi, soprattutto se li tieni in valuta debito, euro e dollaro, ma anche le altre non cambiano. Forse se li trasformi in oro, famoso bene rifugio, non generi debito, ma se li mantieni in euro generi debito. Ma dici, ma come? Ho fatto risparmio, li sto tenendo sul conto, ho preso delle... No, stai generando debito, perché tu pensi che ti danno interessi a te, te li tieni sul conto, te li tieni in sacca, sono mie sotto il cuscino, ma la collettività, proprio perché tu tieni quelle 100 euro in banca, ogni anno deve pagare interessi in più. Ormai sono anni che si emettono titoli di Stato solo per coprire i buchi di altri titoli di Stato. Sono anni che emettiamo debito, titoli di Stato, solo per coprire altri titoli di Stato. Cioè, apriamo mutui per coprire mutui precedenti, apriamo debiti per coprire debiti precedenti. Tutto questo solo perché siamo caduti nel tranello della moneta debito, dell'ingegneria totale del debito. Allora bisogna attivarsi a un modello morale, morale, morale. Solo uno Stato morale può gestire una moneta sociale. Un caro saluto a tutti.